L'idea era di seguire il percorso di una parola piuttosto che prevederlo e vederla trasformarsi, prendere forma in storie, in disegni e vedere che cosa sarebbe successo durante 3 giorni di improvvisazione, di scrittura e disegno che avvicinano appunto l'attività del disegno alla performance e cercano di contenerla come un momento di un percorso continuo. La prima parola non me la ricordo io. La prima parola è un concetto filosofico giapponese, mu, che vuol dire è un pieno vuoto, è una contraddizione, quindi era già in sé una parola che conteneva tantissime potenzialità. Grazie.